Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Il Santo Padre Francesco sabato 19 novembre ha incontrato il Patriarca della Chiesa Sira d'Oriente, il Catholicos Mar Aba III, nella biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano. L'incontro ecumenico si è tenuto alla presenza del Vescovo Don Emilio Cipollone e del Consiglio Episcopale della Diocesi di Lanciano Ortona, invitati a partecipare perché custodi del corpo di San Tommaso Apostolo, molto conosciuto e venerato in Oriente. E appunto di questa notizia si sta parlando in queste ore proprio nella diocesi di Lanciano Ortona. Il Papa ha infatti consegnato proprio una reliquia dell'Apostolo prelevata nell'ultima ricognizione effettuata sul corpo custodito proprio nella cattedrale di Ortona, quale segno di amicizia e apertura verso la Chiesa Assira. Diversi temi affrontati durante l'incontro: dal Medio Oriente, ferito da tanta violenza, tanta instabilità e insicurezza, al cammino ecumenico tra le due chiese, dai passi compiuti a quella ancora da compiere verso una risoluzione della separazione tra le chiese. In particolare il Papa ha ribadito nel corso dell'incontro la disponibilità da parte della Chiesa Cattolica di concedere un'unica data per la celebrazione della Pasqua. Abbiamo il coraggio di porre fine a questa divisione che alle volte fa ridere. Il tuo Cristo quando risuscita, il segnale è da dare, è un solo Cristo per tutti noi. Siamo coraggiosi e cerchiamo insieme una soluzione. Io sono disposto, ma non io, la Chiesa Cattolica è disposta a seguire quello che disse San Paolo VI. Mettetevi d'accordo e noi andremo lì dove dite, ha detto Papa Francesco, rivolgendosi con il consueto tono cordiale di fratellanza al Catholicos Mar Aba III. E appunto a conclusione della visita c'è stata la consegna della reliquia da parte del Papa del Beato Apostolo Tommaso, ringraziando l'Arcidiocesi di Lanciano Ortona che è custode del corpo dell'Apostolo. Ho desiderato offrirle, caro fratello, una reliquia dell'Apostolo San Tommaso, per il cui dono ringrazio l'Arcivescovo Emilio Cipollone e l'Arcidiocesi di Lanciano Ortona. So che essa sarà collocata nella nuova cattedrale patriarcale della Chiesa Sira dell'Oriente a Erbil, in Iraq. San Tommaso, che ha toccato con mano le piaghe del Signore, affretti il completo rimarginamento delle nostre ferite passate, perché presto possiamo riconoscere attorno a un solo altare eucaristico il crocifisso risorto e dirgli insieme: mio Signore, mio Dio, ha aggiunto il Papa. Il Vescovo, Monsignor Emilio Cipollone, presente all'incontro con il Vicario Generale Don Angelo Giordano, il Vicario per l'amministrazione dei beni ecclesiastici Don Domenico Di Salvatore e il Cancelliere della Diocesi Don Alessio Primanti, ha salutato il Patriarca della Chiesa Sira d'Oriente, Catholicos Mar Aba III, invitandolo a Ortona per pregare insieme sulla tomba di San Tommaso Apostolo, custodita nella cattedrale di Ortona. Cambiamo argomento. La giornata nazionale della colletta alimentare è ripartita senza le restrizioni determinate dal Covid negli ultimi anni. Una giornata resa possibile dalle tantissime persone che hanno scelto ancora una volta di rimboccarsi le maniche, di coinvolgersi direttamente senza delegare ad altri la responsabilità di un gesto di solidarietà capace di educare alla carità e quindi costruire, si legge così in una nota. Grande è la disponibilità e l'entusiasmo dei volontari e tante le testimonianze di persone che con generosità hanno donato. In una situazione di evidente difficoltà economica comporta il fatto che le quantità raccolte siano state circa 6.700 tonnellate in oltre 11.000 supermercati. Mai come in questo anno tante le persone che si scusavano con lo sguardo dispiaciuto per la loro impossibilità a donare qualcosa in più, si legge sempre nella stessa nota. Segno, dice il Banco Alimentare, di una generosità, di una preoccupazione per gli altri, di un attaccamento alla colletta, ma anche di prospettive preoccupanti. In questi
questi mesi le persone che si sono rivolte alle strutture caritative sostenute dal Banco Alimentare sono aumentate di circa 85.000 unità e hanno raggiunto un totale di 1.750.000 assistiti in tutta Italia. Numerose le telefonate arrivate anche negli ultimi giorni al centralino del Banco Alimentare, così come i messaggi ricevuti dalle persone che chiedevano con urgenza dove poter trovare aiuto alimentare. L'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, si mostra ancora più attenta anche alla modernità con l'acronimo di Network for Outdoor Sensitivity, presenta un progetto che ha l'obiettivo di mappare i miasmi che si respirano sul territorio tramite segnalazioni dei cittadini e consentire quindi alla stessa ARTA di intervenire sul fenomeno delle molestie olfattive. Con il NOSE migliorerà il contesto ambientale sulla scorta di un principio che ARTA ha fatto suo, utili alla gente, ha detto il direttore generale dell'ARTA Maurizio Dinisio. Questo significa riuscire a risolvere i problemi che ogni giorno nella quotidianità gli abruzzesi hanno. Uno di questi, che si è presentato più volte, è stato quello degli odori, o meglio delle puzze, dei miasmi di varia natura che infastidiscono la popolazione. Non avevamo fino ad oggi, ha detto, uno strumento tecnico e scientifico che ci aiutasse. Ora l'ARTA si è dotata di questo sperimentale sistema che i tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di ARPA Sicilia e di ARTA Abruzzo hanno illustrato. Si tratta di un'app che sarà a disposizione dei cittadini per segnalare puntualmente questo problema dei miasmi. Ricordo quanto accaduto per esempio a Carsoli in provincia dell'Aquila, con mesi di appostamenti per capire da dove arrivassero questi miasmi, ma poi anche altri casi in Abruzzo. Venivamo chiamati, ma non sempre la risposta tecnica poteva essere puntuale, perché bastava una corrente di vento per allontanare il problema. Ecco quindi che con quest'app oggi potremmo essere efficaci. Un protocollo d'intesa per la diffusione della cultura preventiva e la cura della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento è stato siglato dall'Arma dei Carabinieri e dalla ASL 1 Avezzano sul Mona L'Aquila. Il documento, siglato proprio all'Aquila nella sede del MUNDA, il Museo Nazionale d'Abruzzo, nasce con l'obiettivo di fornire continua assistenza ai cittadini nell'affrontare e intercettare per tempo la malattia fin dalla sua insorgenza. I carabinieri affiancano oggi il personale medico e paramedico delle unità operative complesse dei presidi ospedalieri aquilani, svolgendo un'intensa campagna preventiva di informazione, soprattutto in favore delle fasce più deboli della popolazione, lontane dai centri clinici specializzati. Le 5 compagnie e le 60 stazioni del comando provinciale di L'Aquila distribuiranno dunque materiale informativo utile a facilitare le persone a riconoscere i segni premonitori della grave malattia. Arriviamo a Pescara ora. E distribuzione oggi non erogherà energia elettrica dalle ore 9 alle ore 15, quindi per tutta la mattinata e parte del pomeriggio per diversi numeri civici della zona di Viale Marconi, Viale Pindaro. Previsti i lavori sulla linea. Che cosa c'è di strano? Nulla, tranne che l'avviso è stato affisso la domenica mattina, ieri mattina, poco prima delle 10. Lo dice Donato Fioriti, presidente dell'Associazione dei Consumatori Contribuenti Abruzzo. Complimenti davvero a E-Distribuzione, aggiunge ironico Fioriti, per la tempestività dell'informazione e per un'attenzione supplementare in un giorno festivo. La domanda però sorge spontanea, conclude Fioriti, come avrebbe esclamato il bravo e compianto Antonio Lubrano. Davvero non poteva esserci un preavviso minimo sufficiente a far preparare al disagio i residenti e i commercianti, nonché gli uffici privati, questi ultimi ovviamente chiusi la domenica e quindi solo stamattina hanno avuto contezza di questa novità? Questa è la domanda si pone il responsabile dell'Associazione Contribuenti Abruzzo. Ed è tutto per il nostro appuntamento con informazione. Ricordiamo tra poco Speranza Meteo, poi alle 9.04 Speranza Sport con il collega Antonio De Leonardis e infine alle 9.25 la nostra rassegna stampa. Grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.